Aspetta, oh. Uno, e nessuno è scivolato con il casale. La giornata è lunga. Ancora passiamo in tempo. Due, che restituiamo fin da oggi, ma soprattutto la primavera prossima, perché la neve incombe sopra di noi, quindi anche sotto, più in alto. Uno dei luoghi più suggestivi delle Marche al turismo, alle attività agro-silvo-pastorali che sono importantissime, le restituiamo anche al turismo religioso con l'accesso all'eremo di San Leonardo. Eremo che verrà messo in sicurezza appena le condizioni lo permetteranno. Bisogna dire due o tre grazie. Il primo sicuramente alla Regione Marche, al suo presidente, alla vicepresidente Anna Casini, che fin dall'inizio si è adoperata per reperire i fondi per l'apertura di questo tipo. L'altro grazie va sicuramente a chi ha seguito i lavori, al consorzio Irco del Cennacola. Il terzo grazie va all'ente parco che ha curato in modo veramente rapido tutti i permessi che erano dovuti. Presidente, prego. Dici due parole. Confermo le cose che ha detto il sindaco, ma sono posti straordinari. Prima si riaprono, prima si mettono in fruizione, prima riparte un po' tutto quello che ci sta attorno, l'economia che c'è, la possibilità per gli amanti di questi luoghi di frequentarli. È bastato dire apre e già lungo il percorso ci sono tante persone che sanno che tra poco con la neve non si potrà più frequentare e si tornerà in primavera. Segno anche dell'affetto che la comunità e le persone di questa zona hanno per un'area così bella. Io anch'io voglio complimentarmi con chi ha fatto il lavoro con grande qualità, grande perizia, l'attenzione all'ambiente, l'utilizzo, riutilizzo del materiale che era qui, anche una filosofia che rispetta i luoghi e li rende di nuovo accessibili, ma con quella qualità, quella cura che è necessaria in un luogo tanto importante. Per un momento diciamo bello, significativo, un altro passo in avanti e speriamo appunto che grazie al lavoro di tanti come sta avvenendo oggi un po' alla volta si possa tornare alla piena normalità. La messa in sicurezza dell'eremo quindi ci sarà davvero e in tempi quindi umani, perché abbiamo, il rischio inverno. Dico sempre, le risorse le abbiamo per, poi bisogna fare le cose quando è possibile, con l'inverno eccetera. Necessariamente si faranno i lavori quando è possibile, ma le risorse ci sono, le capacità ci sono. Il desiderio delle persone c'è, l'impegno anche al di là di quelli che sono gli obiettivi che vengono dati, bisogna avere poi la pazienza che è necessaria dentro un percorso che comunque di lavori pubblici con tutto quello che questo comporta, di pareri, di insieme. Però ecco, la certezza che noi abbiamo tutto quello che serve per ritornare come eravamo prima.